Numerosi visitatori già questa mattina sono accorsi ad ammirare la Chiesa dello Spasimo per la prima giornata delle Vie dei Tesori, festival di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio che da oggi ha preso il via anche a Sciacca. Per tre fine settimana, fino a domenica 17 ottobre, sarà possibile abbinare le bellezze di ben 13 luoghi, effettuare delle passeggiate guidate o partecipare a dei laboratori. La Chiesa dello Spasimo è una chicca del Festival 2021, poiché è chiusa da oltre 50 anni e riaperta per l'occasione. Ospita al suo interno anche una personale prestigiosa, quella dell'artista saccense Franco Accursio Gulino, illustrata ai visitatori dal critico Anthony Bentivegna. La chiesa viene aperta per ospitare la mostra di Franco Accursio Gulino, quindi la Chiesa dello Spasimo diventa domus. Diventa un luogo equivalente a una porta, a un tabularium, a una busta, ovvero a un contenitore di un mondo intrinseco, fatti di segreti, fatti di valori che sono quelli principali della filosofia, dell'idea di Gulino, ovvero le transumanze, la clandestinità. La Chiesa ha come caratteristica questa enorme spazialità e soprattutto questo continuo intromettersi della mano umana che ha in un certo senso lasciato delle cicatrici nella chiesa. Tutti questi elementi, la spazialità, gli elementi architettonici, luci e ombre di questa chiesa diventano per Gulino un momento di confronto tra l'opera, ovvero tra la chiesa e l'artista, e di conseguenza realizza installazioni come quella che vedete alle mie spalle che si sposano benissimo con l'idea e con la volontà della Chiesa. Qual è la storia di questa Chiesa? Beh, questa Chiesa è stata di tutto, da Chiesa, quindi a Monastero, a corte d'Assise, e poi purtroppo è stata chiusa. Adesso si spera che attraverso questa occupazione culturale si possa tenere aperta più possibile. Guide turistiche d'eccezione delle Vie dei Tesori, come ormai noto, sono gli studenti degli istituti scolastici aderenti al festival. Come sta andando questa prima giornata? Sta andando benissimo, non ci aspettavamo tutta questa gente, è la nostra prima volta, non abbiamo mai fatto un'alternanza del genere, perché è il nostro primo anno di PCTO qui, fare comunque questo percorso delle Vie dei Tesori, e sta andando bene, molto bene. Chi è che viene a visitare questa chiesa? Gente di Sciacca o anche di altri posti? Gente di Sciacca, ma anche di paese, ad esempio Ribera, vi sono moltissime persone venute a Ribera. Anche Sciacca, la curiosità di visitare proprio questa chiesa, nonostante siano di Sciacca, è buono comunque, sì. Cosa ti ha colpito di questo luogo? Allora, di questo luogo mi ha colpito soprattutto la storia, perché ha una bella storia, una lunga storia di tanti anni, e ha anche delle curiosità molto importanti questa chiesa, cioè per un periodo è diventata anche la sede della Corte di Assise di Agrigento, era diventata proprio una corte appunto del tribunale, e poi per molti anni appunto è stata chiusa e oggi è diventata un sito delle Vie dei Tesori, quindi noi siamo contenti di studiare la storia di questa chiesa e anche di diciamo, spiegare la storia a chi verrà in questi giorni proprio a visitarla. Essendo oltretutto voi del liceo scientifico a indirizzo linguistico, potete anche cimentarvi nella tradizione in altre lingue. Sì, sicuramente, diciamo, è un'occasione molto importante anche magari per un futuro, per un lavoro, chi sceglierà magari anche di fare questo lavoro, magari la guida turistica anche in paesi stranieri, questo è sicuramente un ottimo punto di partenza.